Oliver, come per gli interventi, diciamo così, previsti, se diciamo, usiamo questa formula, quindi ti chiederei proprio di dire come il teatro riesce ad essere, in quanto strumento di comunicazione, riesce ad essere un ottimo medium per decostruire gli stereotipi parlando ad una platea che si vede, a differenza dei media che parlano ad una platea che non si vede. Si sente? Non si sente? Sì, ecco. Allora, il teatro lavora su dei copioni. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Una giornata intensissima, cerco di essere breve. Quindi, il teatro si occupa dei copioni. Quindi, noi però facciamo un teatro un po' più semplice che il teatro classico. Andiamo a chiedere alle persone quali sono i copioni che li opprimono. Noi mettiamo in scena una situazione di violenza, di discriminazione, eccetera, però per poi chiedere alle persone di intervenire. Quindi non è un teatro dove noi diciamo quali sono i problemi, quali sono le soluzioni. Facciamo un teatro dove mostriamo un problema e il pubblico viene a provare delle soluzioni. E non c'è una persona che ha la risposta esatta, eccetera, è più una cosa dove costruiamo una sorta di intelligenza collettiva. Qui l'idea è di usare la creatività per affrontare dei problemi molto delicati. Il teatro cerca anche di far vedere, diciamo, le cose invisibili per renderle visibili in modo che non si possano più vedere. Qui l'idea di questo teatro, che si chiama Teatro dell'Oppressão, che è nato in Brasile, che oramai serve anche a votare delle leggi. Ci sono delle persone che sono riuscite a portare delle scene in Parlamento in modo che si votano delle leggi vedendo veramente il problema. Perché a volte ci sono delle dimensioni che possono sfuggire a chi purtroppo bazzica nei parlamenti. Allora, la domanda come si può rivolgere in presenza a una parte... La domanda, cioè l'efficacia del teatro, sì, della ricostruzione degli stereotipi, considerando che poi queste persone davanti si guardano. Cioè tu ti rendi conto che quando tu fai un lavoro vedi nelle persone l'attenzione perché hai colpito nel mostrare loro qualcosa. Sì. Allora, non colpiamo perché noi mostriamo, colpiamo perché loro possono venire a cambiare i copioni, possono venire a allenarsi a smantellare i stereotipi che producono violenza. È vero che riusciamo a avere in delle scuole delle peggiori periferie del mondo, perché lavoriamo non solo in Italia da Napoli fino a Torino, però lavoriamo anche in paesi come la Somalia o che ne so, in tanti paesi, e riusciamo veramente a passare dappertutto perché non veniamo più a insegnare. Questo secondo me è un punto molto importante se vogliamo smantellare il sistema patriarcale, che dobbiamo anche avere un approccio non patriarcale. Rispondo o non ancora? No, non è quello, è che io capisco che è tardi, siamo tutti molto stanchi, okay. Però lui vuole parlare e ciascuno ha diritto ai suoi minuti, penso, no, è perché ci tengo che tu parli, stai dicendo delle cose importanti e interessantissime. Purtroppo però dobbiamo andare avanti perché ci sono anche le altre persone. Allora, io direi, vi pregherei, abbiamo ancora altri due interventi. Uno è Stefano Pizziani, responsabile del campaign di WeWork, e Loredana Tatelli. Allora, vedo che alcune persone vanno via, vi pregherei di venire qui. Sì, grazie. Sì, spostatevi, se ci mettete qui magari dobbiamo riuscire a fare il punto finale, ma prego. Sì. Allora, perdonate, siccome credo che c'è una platea che giustamente è stanca, ho fatto quasi un rapido change anziché aspettare di fare, spero di fare poi un minuto di cambio in fila. Allora, purtroppo è veramente beneficente sull'universo, quindi Loredana Tatei fa parte del tavolo nazionale sulla violenza per il Dipartimento Pari Opportunità e ci dovrebbe parlare di una questione che solo di per sé mi spiegherebbe le ore. Cioè che cosa sono le molestie sul luogo di lavoro e quindi come esse sono anche dei forme prodromi di una violenza che spesso avviene anche nel comitato. Invece Stefano Pizziani è responsabile appunto di New World, che è una ONG di cui io ho scritto tantissimo, io ho scritto delle vostre campagne almeno due volte all'anno, quindi vi conosco molto bene e sono fatto un eccellente lavoro. E ultimamente avete fatto una campagna che ha lavorato con i calciatori. Allora, do prima la parola a Loredana e poi faccio discutere te. Loredana, quanto è complicato far passare nel dialogo con la stampa una corretta informazione su cui riusciamo a resistere?
bellissimo tema che sono le molestie sul posto di lavoro. Grazie. Allora, sulla stampa è complicatissimo, anche perché ormai è passata l'idea che il fenomeno riguarda soltanto le donne del mondo dello spettacolo, le attrici in particolare. Io sono un grande uomo, si sente bene? Quindi c'è da fare un lavoro, diciamo, a monte, intanto per denunciare che questo fenomeno, ahimè, non riguarda soltanto quel pezzo di mondo, ma riguarda l'intero mondo del lavoro, e non è neanche una grande novità, diciamo, che lo riguarda da sempre. La grande novità invece di questi ultimi mesi, di cui abbondantemente si è parlato questa mattina, è questa ondata di uscita dal silenzio delle donne, che è partita dagli Stati Uniti, che si è propagata anche in Europa, fino ad arrivare perfino in Italia. Dico perché perfino? Perché anche questa ultima reazione della politica e degli uomini a questo fenomeno in Italia ha messo in luce tutta la nostra arretratezza, la arretratezza di questo paese, in particolare, come dicevo, degli uomini della politica, rispetto al tema delle molestie. Silenzio assoluto, più o meno, no? Abbiamo visto gli uomini del cinema che sono stati, alcuni sono stati additati, ma sono stati anche difesi dalle stesse donne, no? Mentre la politica tace imbarazzata. Eppure quella che è in atto, io sono convinta che sia una grande e importante rivoluzione. Uscire dal silenzio è una cosa straordinaria, le donne lo stanno facendo, cercano di farlo con grande fatica anche nei posti di lavoro, dico con grande fatica perché potete immaginare quanto sia complicato e pericoloso parlare di questo in un posto di lavoro. Si rischia di essere mandate via, si rischia di essere allontanate, si rischia di essere non credute, no? Messe alla berlina. Quindi c'è una certa, diciamo, reticenza delle donne a parlarne. Mi chiedevi Alessandra le difficoltà con la stampa. Ecco, la stampa è molto interessata, te lo dico perché a me si ricordano, diciamo, prima la battuta, è molto interessata a conoscere le vicende delle persone, no? E quindi io sono stata colossale, gli ho chiesto almeno il fatto. Lo so, ma questo succede da sempre, Questo succede da sempre. Io capisco che possono essere più efficaci, cioè penso che siano pazzi, lo capisco benissimo. Il problema è che di fronte a un tema del genere bisogna anche capire la reticenza delle donne a parlarne, e quindi bisogna trovare un modo per denunciare queste cose, per narrare questa pratica antica, anche italiana, anche se non si trovano le testimonianze, anche se non c'era una donna col cappuccio, presa di schiena, eccetera. Bisogna trovare un modo, questa secondo me è una responsabilità che i giornalisti e le giornaliste si devono assumere, perché altrimenti si rischia, io so di tante trasmissioni dove il tema è saltato, perché non si è trovata la donna disponibile ad andare in televisione a raccontare quella miseria femminile di cui parlava Vittoria Parola qualche intervento fa. No, non è facile, sai. E non solo per paura di perdere il posto di lavoro, c'è proprio un imbarazzo, un timore, perché tu ti presenti come perdente, come vittima. E questo evidentemente non piace a nessuno. Questo tu dici, bisogna lavorare all'atere, a cambiare una cultura che fa sembrare la molestia ancora una volta conseguenza del comportamento delle donne anziché di un abuso del potere, e questo probabilmente aiuterà anche a far venire fuori le storie. Perfetto, infatti quello su cui secondo me bisogna insistere, bisogna rendere chiaro, è che qui non si tratta di uomini presi da scarica di testosterone, non sono in bombe del sesso, è una dinamica di potere. Bisogna rendere chiaro questo, che riguarda moltissimi, non voglio dire tutti, ma moltissimi uomini, un potere che ha dato loro come un presunto diritto
accesso al corpo del donne, alimentato da che cosa? Da un diffuso senso di impunità, no? E lo vediamo dalle sentenze della magistratura, si è parlato, ma anche dal senso comune, da un sui social, queste cose vengono commentate, eccetera, eccetera. Dicevamo, i numeri, non so se forse ho perso qualche intervento, ho dovuto sentare per fare delle telefonate, ma i numeri sulle molestie sono agghiaccianti. L'Istat, in una delle ultime rilevazioni, ha parlato di 9, oltre 9 donne molestate sul lavoro nel corso della vita, per essere assunte, per mantenere il posto di lavoro o per ottenere progressioni di carriera. Temo che siano molte di più. Allora guardate, siccome c'è rimasto un minuto, io vorrei darvi due informazioni di servizio che per me penso siano forse più utili di tante cose che già sono state dette molto bene da chi è intervenuto prima di me. Che cosa fa il sindacato? Allora, intanto dopo 9 anni di battaglie e di lotte, nel 2016 è stato ratificato anche in Italia un accordo quadro europeo che risaliva al 2007 e che per resistenze per le associazioni datoriali di industria in Italia non veniva ratificato. Dopo 9 anni ce l'abbiamo fatta, quindi dal 2016 c'è questo accordo quadro europeo che non è una roba teorica o una carta inutile, perché è un accordo che dal 2016 si sta declinando nei territori e nelle aziende e che riguarda appunto nello specifico proprio le molestie del luogo di lavoro. Ovviamente riguarda le molestie di tutti, uomini e donne, ma va da sé che poi insomma sappiamo che ad essere molestate sono soprattutto le donne. E nel frattempo sono stati aperti molti sportelli di servizio nelle varie sedi sindacali e si fanno molti integrativi aziendali e codici siglati per costruire appunto relazioni aziendali sempre più attenti a queste tematiche. C'è ancora molto da fare perché ci sono ancora molte associazioni datoriali assolutamente contrarie. L'altra cosa che mi piaceva dire per chi non l'avesse letta in questi giorni è che l'8 giugno è terminata la 107ª conferenza mondiale dell'ILO, l'Organizzazione Internazionale del Lavoro, che è stata aperta dal direttore generale con queste parole: spianare la strada per garantire dei posti di lavoro completamente liberi dalle violenze e dalle molestie. Vi posso assicurare che è una prima volta. Saranno state tutte le nostre battaglie, avevo ormai acceso un faro su questi temi, però questa sessione del libro è stata aperta in questo modo e non solo è stata elaborata, questa è la vera notizia, una norma sulle violenze e molestie nei luoghi di lavoro. È veramente la prima volta e anche questo tema viene trattato per definire appunto una norma. E stiamo parlando di una norma internazionale perché guarda 180 paesi in tutto il mondo che fanno parte dell'ILO. È stata una discussione molto dura, molto complessa anche lì perché le imprese erano radicalmente contrarie, ma alla fine si è raggiunta una maggioranza e quindi questa norma assumerà la forma di una convenzione che diventerà poi vincolante e quindi diventerà anche un impegno dei governi e delle parti sociali. Ultimissima cosa su questa conferenza ILO, c'è stata complessivamente un'attenzione particolare verso le fasce più vulnerabili e quindi ovviamente nel mondo del lavoro oggettivamente sono ancora le donne e si è parlato molto anche dei riflessi della violenza domestica nel mondo del lavoro. Insomma, queste sono cose, sono aspetti importanti e io penso che poi non... Sì, ma queste cose bisognerebbe farle sapere un po' di più, anche se devo dire fanno meno gossip, possono avere meno appeal, però è importante sapere anche che c'è tutto un pezzo di società, di mondo che si muove e che magari a fatica però si ottengono anche delle cose positive. Io no, concludo dicendo che non bastano ovviamente poi soltanto le leggi per garantire le donne,
perché appunto se consideriamo la sfera privata come la vita quotidiana delle donne, vediamo che il dominio maschile persiste così come nella società e che quindi la liberazione femminile è ancora molto lontana. Questo però non ci deve scoraggiare, vuol dire soltanto che dobbiamo accelerare il processo sia nella sfera personale che in quella sociale. Ultimissima cosa, ultima, l'importanza di fare rete, me ne vado, lo abbiamo dimostrato anche recentissimamente, abbiamo fatto una lettera aperta alle parlamentari sulla penosa vicenda della 194 per 40 anni e ora stiamo per dire giù le mani della 194. In pochi giorni abbiamo raccolto 10.000 firme e questo è stato grazie al fatto che siamo riuscite a fare rete individuando un obiettivo comune che condividevamo e siamo state anche abbastanza veloci nella lo può confermare e penso che questa deve diventare una prassi, perché se non facciamo rete credo che non andiamo da nessuna parte. Grazie a tutti. Internazionali, tant'è che la notizia è sulla CNN.
Altri aspetti caratteristici di questa campagna: abbiamo cambiato le carte in tavola rispetto alle date canoniche. Non siamo usciti nel classico periodo novembrino 25 novembre, non siamo usciti nell'8 marzo, ma era una normale domenica di metà aprile. Secondo elemento importante che abbiamo seguito nella campagna, l'effetto sorpresa. Qual è l'effetto sorpresa di questa campagna? Il segno rosso. Non abbiamo spiegato più di tanto perché i calciatori, ma non solo i calciatori, le compagne, le mogli, gli arbitri, i presidenti, un po' tutto il mondo del calcio avesse questo segno rosso in faccia. Per cui le persone sui social, che ormai sono il vero ambito nella quale la comunicazione avviene, si sono chiesti: perché oggi il calciatore ha un segno rosso in faccia? Ecco esattamente il titolo della CNN. E da lì è nato l'effetto ricordo, perché rispondendo alla domanda, andando a cercare la risposta, si capiva qual era il tema sottostante alla campagna. L'altro elemento importante che, come dicevo, è stato decisivo per questo tipo di campagna, e qui chiudo, che abbiamo scelto il target maschile volutamente e ci siamo dati come obiettivo l'obiettivo di sensibilizzare, non di fare la contafuori. Per cui siamo usciti con un'immagine molto semplice, un rosso alla violenza, e il simbolo faceva immediatamente riferimento all'immagine molto semplice che abbiamo scelto. Grazie. Velocissimamente passo la parola a Daisy, che deve fare una comunicazione di servizio. Mi scuso molto per aver insistito sull'attenzione, mi scuso molto con il relatore che stava qui prima perché non ho fatto, diciamo, un cambio formale, e mi scuso anche per avervi indotto all'attività. Erano veramente brevi cenni sull'universo. Il tema dei media e come i media possono rappresentare in una maniera corretta la violenza, in modo particolare gli autori di violenza, meriterebbe probabilmente un paio di libri. Credo di poter dire delle cose, giusto per trarre le fila. Sicuramente da parte dei centri di violenza c'è la necessità di raccontare al mondo di essere dei porti e non essere solo le ultime spiagge, e quindi di diventare ancora di più centri propulsori di una nuova cultura, aprendosi alla stampa e mostrando anche alla stampa tutta questa attività. Dall'altra parte la stampa deve recepire che non c'è solo la storia come modalità di narrazione, ma che è necessario il ragionamento, quello che ti permette di fare un passo oltre, perché la storia ha la forza dell'esperienza, ma se l'esperienza non diventa un insegnamento, siamo costretti a rivedere l'esperienza in eterno e a sua volta rivedere sempre le stesse storie. Infine, la violenza, la narrazione della violenza non è solo quella del femminicidio e dell'autore del femminicidio, ma è anche quella in cui tutti i giorni, quando ci dovevamo raccontare, se tornavamo che stavamo sul posto di lavoro, quando ci dovevamo raccontare il mondo del calcio, quando ci dovevamo raccontare il macismo imperante nella cultura, non è necessario che ci sia una donna che è stata picchiata o che è stata uccisa per parlare di violenza e di autori della violenza, ma è un percorso che attraversa tutta la nostra lavoro di giornalisti. Io lavoro in televisione, lavoro in un programma che si occupa di attualità politica. Vi assicuro che il grande sforzo, il grande impegno è quello di chiedere una presenza femminile ogni volta dentro la puntata. La mia conduttrice è in prima linea su questo, perché crediamo che anche questo sia un cambiamento. Rappresentare la società per quello che è un contributo a rappresentare una società che rifiuta la violenza. E il protagonismo delle donne, la loro presenza forte, anche questo è un modo, dall'altra parte, di raccontare la violenza.